Vista della nuova stagione estiva ci sono tutta una serie di attività propedeutiche, tra queste la necessità di individuare un nuovo gestore per quanto riguarda i parcheggi a pagamento sul lungomare di Tortoreto e non solo. Sì, è già partita la procedura per l'affidamento del servizio anche per quest'anno, per la stagione estiva 2022, per i parcheggi appunto a pagamento sul nostro lungomare, che nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre. Non ci saranno novità, ossia per quanto riguarda le tariffe invariate e anche tutte le forme di agevolazione previste negli anni precedenti? Sì, abbiamo riconfermato anche già con l'approvazione del bilancio di previsione le stesse tariffe, quindi nessun cambiamento per quanto riguarda le tariffe. Abbiamo anche confermato le agevolazioni che voglio ricordare, una fra tutte quella che abbiamo introdotto lo scorso anno, cioè il parcheggio free per tutte le automobili con alimentazione a batteria al 100%. In più sappiamo che già da tempo l'ente comunale permette a tutte le persone con disabilità di poter parcheggiare anche sui parcheggi blu.